Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Però vorrei anche fare un passo avanti, perché oggi Giorgia Meloni ha portato il saluto e gli auguri di Buon Natale in Iraq al contingente italiano, ai soldati italiani, dove è stata accolta calorosamente. L'abbiamo vista nelle fotografie, in tutta mimetica, insomma, così com'è. Tra l'altro, in serata è uscito il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che ha detto: bene il presidente Meloni in Iraq e i nostri ministri impegnati nelle zone di guerra per onorare i militari italiani, siamo orgogliosi del loro lavoro. E dice: servitori della patria che non sventolano la bandiera della pace, ma si battono davvero per riportarla in zone difficili. Allora, sventolare intanto la bandiera della pace ancora non... Se ce lo lasciano non fare è un ancora, delitto, no. Diciamo, siamo questo. È proibito. Siamo grati. Ecco, però aggiunge anche la Meloni ieri che la cosa che la spaventa di più è deludere. Sì. Ora, Giorgia Meloni, la vedi più spaventata o più lucida e determinata? No, allora, una cosa che volevo dire prima rispetto a quello che diceva Lina Palmerini è che è verissima, riflette quello che dicevamo prima, cioè questa manovra più che delineare, fotografa. L'Italia è già un paese clamorosamente diseguale, anche nelle categorie che abbiamo affrontato fino adesso. Il problema di questa manovra è che invece di tamponarle e invertire la rotta, le acuisce, le approfondisce. Questo è il vero problema. Ma questo a me non spaventa, anzi non spaventa, mi preoccupa ma non mi stupisce. Perché questa destra ha vinto le elezioni sulla base di un principio semplice, che è quello della difesa. La difesa che dicevamo prima. La destra, è la destra meloniana soprattutto, quel partito, è conservazione, è tradizione. E tutto quello che stanno facendo riflette esattamente questa idea. Però, dal mio punto di vista, ripeto, è un'idea premoderna e passatista. Un'italietta piccola, un po' autarchica, che lavora ancora sulle piccole imprese. Quattro soldi di bilancio. Ok, infatti adesso vengo all'altra cosa. Dicevi tu, Lilli, è più preoccupata, più spaventata o determinata? Io finora l'ho vista sicuramente determinata, anche lucida, ma la invito a spaventarsi, perché questa è stata soltanto una piccola, rapida anticamera di tutto quello che ci aspetta. La manovra era, dal punto di vista quantitativo, visto che opportunamente non hanno voluto fare scostamenti di bilancio, già in buona misura fissata, per tutta la parte che riguarda l'energia. Il resto l'hanno fatto loro, l'hanno fatto male, secondo me, ma sono state mancette, pochi soldi distribuiti a pioggia, obbedendo a un principio di fedeltà elettorale, cioè voi mi avete votato e io vi do il dovuto. Bene, adesso, l'ha detto Giorgetti, questa manovra dura 3 mesi. Tra 3 mesi, allora lì io mi aspetto un cambio radicale di fase, però rispetto al quale bisogna stare preoccupati e spaventati. Non tranquilli e sereni, preoccupati e spaventati, perché ci aspettano mesi difficilissimi. Se li affrontiamo con questo modo di agire e di pensare, secondo me il paese va a sbattere. Alessandro Giuli. Solamente emozione accolta, chi è che non accoglierebbe un monito del genere? Non mi pare di capire che Giorgia Meloni stia irradiando dell'alterigia e della sicurezza, anzi mi sembra sia molto dubitativa nei confronti... No, però è determinata, giustamente. Giustamente determinata. Dal punto di vista delle aspettative, io insisto sul fatto che è una legge di bilancio, diciamo che sì, vale quello che ha detto grosso modo il ministro del Tesoro, è una legge di bilancio che rientra nella piccola parte a disposizione, a discrezione del governo, in un mandato elettorale, così come ho difeso nel 2018 il reddito di cittadinanza, perché i 5 Stelle avevano superato il 30% del consenso dicendo andremo a realizzare il reddito di cittadinanza. A un politico si chiede di essere coerente con un mandato elettorale. Vabbè, sul quale è stato legittimato a governare. Tra 3 mesi. Sì, lì misureremo la vera destra, è così? Io credo che la vera... Rivoluzionaria nel senso che non restaura, si fanno gradualmente. La destra che cambia. Il vero percorso di riforme istituzionali, forse pure costituzionali, ecco, lo vedremo lo più avanti. Più avanti. Questa è una finanziaria di transizione nella quale opportunamente, secondo me, si dà una risposta
alle persone che hanno dato un mandato maggioritario al centrodestra per governare. Sì. Lina Palmerini, e poi voglio sentire il professor Montanari, perché è stata citata la parola Costituzione, siccome lei ha scritto anche un bellissimo libro articolo 9. Su questo tema, e allora Massimo Giannini dice ma speriamo che non la tocchino, invece continuano a promettere che la toccheranno, ma comunque adesso... Prima dovrebbero applicare tutti l'articolo 9 su cui il professor Montanari ha scritto... Dovrebbero applicare. Io dicevo, rispetto alla manovra e al segnale che ha dato, intanto...